Assessore, qual è il futuro di questa nostra terra quando parliamo di cultura, parliamo di turismo? Il turismo è una grande opportunità, un'opportunità di lavoro e di occupazione. Non è soltanto oggi, non si parla soltanto di turismo, ma turismo perché abbiamo quello, come diceva lei, culturale, dei cammini, religioso e delle terme. Come amministrazione stiamo puntando innanzitutto su quello che è il turismo dei cammini, perché tramite i cammini riusciamo a far apprezzare e valorizzare i territori che erano quasi abbandonati, poi il turismo delle radici, quindi coinvolgere anche tutta la popolazione crotonese che negli anni è dovuto emigrare e che in qualche modo può avere conoscenza e ritornare a riscoprire quelle che erano le origini, le identità del nostro territorio. Indubbiamente ci sono tante criticità, innanzitutto oggi parliamo di lavoro, quindi l'esigenza anche di formare professionalità del settore del turismo, diciamo, questo è essenziale. Poi destagionalizzare, se non si destagionalizza non si riesce a creare occupazione, non si riesce neanche a fare in modo che gli operatori economici che fanno tanti investimenti che vorrebbero farle, con una stagione così corta non hanno un ritorno. Le opportunità per il turismo, opportunità di lavoro, ma anche opportunità per la cultura. Sì, oggi è la dimostrazione che il cambiamento è possibile, è una giornata di festa che celebriamo in questo luogo, un luogo simbolo della rinascita di Crotone della Calabria, e attorno a questo abbiamo chiamato amiche e amici per raccontare la loro esperienza, per orientare un po' il nuovo percorso. Parliamo del museo, tra l'altro oggi sono arrivati a Crotone oltre 900 turisti, ecco, la cultura è anche quella, far scoprire le bellezze della nostra terra. Sì, noi dobbiamo prendere coscienza che siamo seduti su un tesoro inestimabile che è rappresentato dal territorio, che è rappresentato dal nostro paesaggio, dalla nostra storia, dai nostri beni attrattivi e culturali. Dobbiamo essere capaci di organizzarci e quindi di promuoverlo ai turisti, alla comunità, ma a tutta la collettività intera.